percorso ormai tradizionale su Rimini, che fa parte di un pacchetto formativo che come Advanced Algology e la Fondazione per la Qualità di Vita stiamo ripetendo in questi anni. Ogni anno diciamo, cambia l'argomento, ma la base è l'interscambio, la battaglia in un certo qual modo fra specialisti diversi che affrontano lo stesso argomento, quindi dall'infermiere al fisioterapista, lo psicologo, nell'ambito dei medici, ortopedici, medici del dolore, neurochirurghi, fisiatri, reumatologi. La caratteristica è l'interscambio continuo, la discussione continua. Il relatore scende in platea e la platea sale sul banco del relatore. Parliamo di questa esperienza del Joint Center. È nato a Ferrara e qual è il suo obiettivo? Joint Center nasce inizialmente soprattutto per le patologie vertebrali, quindi per il mal di schiena, che è un classico terreno di confine in cui una sola specialità non può bastare ad avere tutte le conoscenze che servono per trattare meglio il paziente. Il termine, diciamo, joints in inglese sta per articolazioni. Diciamo che più in generale qualunque tipo di dolore muscolo-scheletrico che non sia chiaramente il classico banale sintomo che ci accompagna normalmente nella vita di tutti i giorni, ma che diventa più preoccupante, che il medico di famiglia ha già in qualche modo inquadrato e ha fatto capire che si tratta di qualcosa di più serio, di un sintomo passeggero, può rivolgersi al Joint Center. A seconda della gravità del caso si può iniziare con un livello di specializzazione maggiore o minore. Ci cerca di offrire alla persona affetta da questa patologia un programma di trattamento che va da quello chirurgico, se serve, a quello farmacologico, a quello di medicina del dolore, a quello riabilitativo, con un supporto psicologico. Si dice che l'approccio è biopsicosociale, perché questa definizione? Perché c'è un aspetto biologico sicuramente legato al fatto che c'è una malattia che altera l'anatomia e che quindi può provocare dolore o disabilità o disfunzione o deficit. C'è un aspetto psicologico, ormai ci sono degli studi scientifici che ci dicono che per certe cose, certi aspetti della patologia vertebrale, la componente psicologica è importante sia nel generare la sofferenza che nel determinare poi il recupero dopo un eventuale trattamento, e lo stesso vale per l'aspetto sociale. Quindi noi cerchiamo di confezionare, tra virgolette, un trattamento il migliore possibile dopo aver fatto un esame scientifico della persona, trattamento che può essere chirurgico, può essere psicologico, farmacologico o tutti insieme. Tutto questo lavoro di preparazione e di formazione professionale e culturale ha proprio lo scopo di mettere in risalto la progressione del sistema organizzativo, che alla fine impone di avere dei percorsi sanitari che siano programmati e studiati attraverso protocolli operativi che danno proprio modo, diciamo, ai vari professionisti di esercitare le loro funzioni, ma all'interno di un'equipe, quindi di un sistema preparato e organizzato. Questo congresso in cui si parla proprio di interdisciplinarità è prassi condivise, pratiche sanitarie condivise e contaminate, perché il dolore è interdisciplinare sia nella sua definizione, perché c'è sensorialità, emozionalità, cognitività, giudizio, e quindi anche la terapia diventa multi e meglio interdisciplinare. E interviene anche, abbiamo detto, l'educazione alimentare. Assolutamente sì, noi abbiamo alimenti che possono migliorare l'infiammazione, quindi il dolore, e alimenti che assolutamente la possono indurre.